eccolo qua! Il mio arrogante preferito, Ivano Ricchebono! Dove sei, Ivano? Scusami! Lo vorrei capire anch'io. Cioè, scusami, iniziamo, ma non c'è già niente, finiamo qua. Bene la settimana. Avevo chiesto ad Alfio di portarmi la roba. Ma mi sembra che non abbia portato assolutamente niente. Ma dovevi fare lo strudel di verdure. Eccolo! Scusa, ecco! C'è un rumore che. Scusa, perché ne porti adesso? Perché c'era un traffico enorme. Alfio, ma se eri a prendere il caffè fino adesso? Esci un po' in barriera con un affare così. C'era, no, adesso ti dico io dove era Alfio. Scusate, possiamo mandare quell'immagine? Eccolo, no! Questo è Alfio, no, che russava, no, in camerino prima della puntata. No, un attimo, lì è quando Luca mi spiega tante cose e io svengo. Ecco, no, bugiardo, abbiamo fotografato apposta, è per quello che non ha preparato la tavola. Vabbè. Allora. Cosa ridi? Cosa ridi? Noi sappiamo tutto, guarda te, se ci tocca a noi adesso star qua a fare questo. Più che altro adesso bisogna sperare che ci sia tutto. Speriamo, ma io dico di sì, sì, perché sì. Il carrello non l'ha mica preparato lui, l'ha preparato gli altri e lui doveva solo portarlo dentro, certo. Non l'ha fatto, ecco, vabbè. Allora, Anto. Allora, dai. Allora. Abbiamo detto strudel di verdura. Oggi faccio uno strudel. Vabbè, ma poi insomma la Liguria è famosa per le cose per strudel. Di verdura. Per lo strudel? No, per lo strudel no, ma per le torte di verdura sì. Poi no. Che sacciamino strudel, che si chiamano torta di verdura, che si chiamano, Ma comunque noi siamo famosissimi anche per lo strudel. Sì. Cioè l'abbiamo fatto noi, chiaramente. No, poi l'abbiamo passato. L'abbiamo passato in alto Adige. Lorenzo. Lo strudel dove nasce? A Genova. Beh, dipende cosa intendiamo per Liguria, più che altro. Cioè, se per Liguria intendiamo la patria del buon cibo, allora tutta l'Italia è Liguria, no? E quindi anche il Trentino, il Sud Tirolo, in un certo senso. Cioè, te l'hai presa proprio a carissimo amico. Possono essere considerati Liguri, ecco. Vabbè, dipende. Da cosa iniziamo? Allora, iniziamo da preparare le verdure per lo strudel, Anto. Quindi aglio. Allora, mettiamo un po' d'aglio. Poi mettiamo un porro. Okay. Così lo tagliamo a julienne in questo Evelina, modo. Evelina, sarai contenta di questo strudel? Sì, finalmente respiro almeno a fine settimana. Ma adesso Evelina, quando ci sono io, cioè ringiovanisce. No, ma adesso che comunque no, marzo l'abbiamo già fatto partire, io è chiaro che adesso marzo poi ci sarà l'alleggerimento, la prova costume, la prova bikini, costume intero. Speriamo. Io vorrei vedere, vorrei fare ad Alfio far fare la prova costume. Ma prima di chiudere la trasmissione, facciamo la prova costume con Alfio. Ma perché? Ma perché non so se ce lo meritiamo più che altro. Ma cioè, no, invece senso. Lui, secondo me, lui è bello tamugno, no? Come dico. Guarda, bello che io sto benissimo col costume dell'uomo ragno. Dell'uomo ragno. Sì, provaci. Già, perché quello che ha gli addominali finti, capito? Ha messi su. Che gabbia di macchi. Allora, Anto, cosa hai messo sul porro? Porro, radicchio, aglio, olio. E poi andiamo ad aggiungere le altre verdure che bisogna iniziare a cuocere. Facciamo cuocere tutto insieme. Abbiamo inserito anche i carciofi. Ok. Così. Adesso proseguiamo, mettiamo gli spinaci. Mettiamo tutte le verdure di stagione. Esatto, tutte le verdure che non ho. Non abbiamo ancora le primizie in questo mese, però abbiamo già, insomma, già si vedono gli spinaci. Tra un po' lasceremo tutta la parte delle verze, dei broccoli. Voilà. Adesso andiamo a mettere anche le verdure che ho già sbollentato. Quindi abbiamo dei cavolini di Bruxelles. Già sbollentati. Già sbollentati. Perché sennò non cuocerebbero più. Esatto. Se vuoi una mano vengo, del broccolo Ivano. Siciliano. Poi . Andiamo a mettere. Se vuoi una mano vengo, Ivano. No, non vogliamo. Tranquillo che ce la faccio, Alpino, che non vorrei mai. Tranquillo, tranquillo. Poi addormentato con me, rischia di farsi male, di tagliarsi. Lascia stare, va. Qui abbiamo delle cimette di rapa. Solo le cime, senza foglie. Li andiamo a tagliare, le mettiamo dentro anche queste. Voilà, in questo modo. Vi devo dire un segreto. La ricetta dello strudel me la sono fatta dare dalla De Nigris. Ecco perché allora, vedi, lì la giusta. Allora, mettiamo un po' di sale. Che un ridere, po' di pepe. Come mi fa ridere. E facciamo cuocere. Voilà. Guarda Carlotta, no, lei è un po' sconvolta, io adesso non l'ho ancora presentata perché è entrata in studio così, ha visto tutto questo caos
Tra l'altro bella questa fascia che so che tu porti sempre. È la nostra new entry, molto carina, molto giovane. Di dove sei, Carlotta? Di Cassino. Di Cassino. Vabbè, originaria. Però Cassino, provincia di Liguria? No. No, no. No. Poi invece no, però lei, vero, tu vieni da? Contigliano. Da Contigliano, che è in provincia di Rieti. Di Rieti, vabbè, esatto, vicino a noi. Sì, sei proprio Liguria, a due passi dalla Liguria. Due passi dalla Liguria. Beh, allora, è molto più vicino alla Liguria. Ha girato molto più di te. È sì, molto più vicino alla Liguria che al Sudafrica. Quello sicuramente. Abbiamo messo vino bianco, burro, sale, farina chiaramente. E adesso andiamo ad aggiungere anche un uovo. E questo è per l'impasto. Questo dello è l'impasto strudel. Per lo strudel, esatto. Impastiamo bene. Ecco. Così. Ora, se la telecamera passasse un attimo da Lorenzo, abbiamo ottenuto questo. Perfetto. Cioè adesso fa anche la regia. Cioè, adesso anche no. Ma Fabrizio, scusami, ma io non lo so. Adesso, tra un po', adesso farà anche la conduttrice. Quello, secondo me, ecco di chi era quella parrucca bionda che ho visto... Eh? Ecco di chi era quella parrucca bionda che ho visto girare. Esatto, sta facendo le prove, capito? Le prove, la mette su, sta facendo le prove. Allora, qui abbiamo il tutto. Allora, Anto, nel frattempo abbiamo preparato... Stiamo preparando anche la fonduta col gorgonzola. Allora, abbiamo messo la panna. Ok. Perfetto. A scaldare, andiamo ad aggiungere la gorgonzola. O il gorgonzola. Il gorgonzola? Scusa. Perché qualcuno dice la gorgonzola? È dialettale, anche Fulvio, in generale nelle regioni dell'Ovest si chiama la gorgonzola. Perché forse ha una lettera, ha una A alla fine che suggerisce una parola femminile. Chloe, non c'è. Scusa, no, mi sono sbagliato. Chloe non c'è ancora, ma arriva. Ok, no, arriva. Perché ho preso un mattarello. Me l'ho dimenticato perché, prima. Perché gliel'hai rubato a lei? No, ma tu sei veramente... Adesso ruba anche... Un po' di farina, per piacere. C'è qualcosa, ce l'hai qualcosa? Cioè, io non lo so. Non ha, però, a onor di verità, non è stato apparecchiato. No, non c'era niente. Quindi un po' già lui è così. Un grazie, po' così. Fulvio. Un po' di farina, allora, la farina. Allora, mettiamo un po' di farina. No, volevo dire a gorgonzola, perché in genovese a gorgonzola. A gorgonzola con due L? Gorgonzola, certo. E quindi per quello che io dico la gorgonzola. Allora, tiriamo bene la pasta, meravigliosa. La Barbara veramente c'ha una marcia in più. Ma cosa c'ha oggi? Oggi è spietato. Oggi è spietato. È spietato, veramente. Allora, la tiriamo bene, così. Cerchiamo di ottenere un rettangolo. Ma va? Esatto. Via, guarda, metto a posto perché ho paura. Grazie, Anto. Ho una certa paura. Vabbè. Voilà. Maestria con... Una maestria pazzesca, una bravura senza pari. Allora. Quindi dobbiamo solo tagliare delle verdure, quelle che ci piacciono, quelle di stagione, fare la fonduta al gorgonzola, che anche questo. Cosa c'è messo insieme al gorgonzola per scioglierlo? Che panna, mi so panna, panna, panna. Viva la panna. Certo. Dichiarata, Dichiarata. Esatto. E spennelliamo. Cos'è questo? Spennellino gorgonzola. Col gorgonzola? Sì, andiamo a spennellare. Vedi? Questo la De Nigris non lo fa, No, questo la De Nigris non lo fa. Però potrebbe farlo dalla prossima volta in poi. Certo. Allora, andiamo a mettere un attimino qua le verdure. Le andiamo a assaggiare. Di sale. Perfette, perfette, meravigliose. Perfette, meravigliose. Manca un po' di pepe. E di sale. Manca un po' di sale. E manca una bella... Perfette. Andiamo. Perfette, manca un po' di pepe. Ma andiamo. Per lui sono perfette. Però sono perfetto. Allora, andiamo a mettere in centro qua, così. Bisogna tirare un po' su, no? Certo. È venerdì, ragazzi, cioè inizia il weekend. No, soprattutto io. Cioè voi, The Voice! Stasera la finale live, sarete voi da casa a decidere il vincitore di The Voice Senior. E domani The Voice Kids, non vi faccio mancare niente. Allora, Anto, dove vai? Vado a portare la farina. Andiamo a chiudere. Guarda che bello, chiudi da una parte e dall'altra. Dall'altra. Così. Qua io faccio così alla genovese. Perché la genovese fanno panino così? Così, in generale. Allora, lo andiamo a mettere in teglia. Ok. Così. Lo giriamo. Lo giriamo. Un pacchetto regalo. Tipo un pacchetto regalo.
andiamo a fare delle piccole incisioni sopra. Poi ognuno si può un po' sbizzarrire, come vuole. Noi le facciamo così, poi gli diamo anche una parte così. Voilà. Lo andiamo a mettere in forno a 180 gradi almeno per 20 minuti. 20 minuti, crepi l'avarizia, 20 minuti, voilà. Va bene. Ogni tanto c'è un cuoco che viene posseduto dallo spirito di Farru, è sempre quello che si aggira. Dallo spirito di Farru, sì. Allora, guarda, questo è il nostro... Una meraviglia, strudel, una meraviglia. Devo dire, bello, e adesso carino. Lo andiamo a impiattare. Ecco, però non so se c'è il piatto dell'impiattamento. Come no? Ah, te l'hanno portato anche quello, sì. Esatto. Meno quello ce l'hanno. No, sto qua me lo sono preso io, onde evitare. Ecco, già. Allora, andiamo a impiattare. Prima di impiattarlo, Anto, te lo faccio vedere. Allora, lo tagliamo... Così. Ah, perché voglio vederlo dentro, guarda. Vabbè, che certo. Bello. Guarda che meraviglia. Meraviglia. Ma bravo! È un'emozione che cresce piano piano. Anto, permettimi, perché martedì non mi hai permesso, però oggi, anche se non me lo permetti, me lo faccio lo stesso. Cioè? No, volevo fare una porzione. Ah, volevo fare una porzione? No, ma certo. Allora, mettiamo uno strudel qua. È che io ho sempre paura quando tu fai una porzione, perché c'è sempre qualcuno che lo mangia. Cioè, non so come dire. Mettiamo un po' di fonduta. E poi, Anto, andiamo a mettere un po' di... La fonduta, così uno lo puccia poi dentro, uno vedete? Lo puccia. Questo invece è già pucciato. Questo lo mettiamo qua. E se vogliamo, perché no, lo glassiamo anche leggermente. Beh, una glassatura al gorgonzola ci sta. Signore, eh? Una glassatura al gorgonzola. Buon appetito a tutti e buon weekend. Strudel di verdure.